Parliamo un attimo della crisi delle relazioni. L'amore è la base di ciò che siamo venuti a fare in questo mondo. Esprimere la nostra creatività è una, e l'altro è l'amore, imparare ad amare. E quindi non esiste, non c'è la possibilità. Ovvero, siamo liberi con il nostro libero arbitrio di vivere una cosa piuttosto che un'altra, però la realtà è che dobbiamo riuscire a vivere entrambe in equilibrio. Siamo sempre alla solita legge dell'equilibrio, quindi riuscire ad esprimere creativamente noi stessi, allo stesso tempo imparare ad amare l'altro, quasi come noi stessi, quindi ad essere a servizio, a rinunciare a parte di noi per l'altro. Questo è un concetto che in questo momento non siamo in grado di mettere in pratica. Ovviamente non sto dicendo che nessuno lo è, è chiaro che qualcuno di voi dirà: ma come? Io sto vivendo una relazione bellissima, siamo contenti per voi, vi auguro tanto che continui così e che anzi possiate insegnare ad altri a farlo. Però la maggior parte delle persone in realtà non è in grado di vivere relazioni veramente equilibrate, veramente belle e che diano veramente soddisfazioni. È forse la domanda che mi viene fatta più spesso: vivrò una relazione appagante? Riuscirò ad innamorarmi? Avrò nuovamente una relazione? Questa è una delle domande che spesso e volentieri mi viene posta. Secondo te riuscirò a trovare la persona giusta per me? Io ovviamente poi insegno alle persone a portarsi verso una vibrazione diversa, ma attenzione che dobbiamo capire delle cose importanti, altrimenti sono tante parole al vento. Partiamo intanto appunto da questa questione dell'equilibrio tra noi e l'altro. Anche in astrologia la prima casa e la settima si contrappongono esattamente sulla linea dell'orizzonte, proprio come a dirci che io sono lo specchio dell'altro, l'altro è lo specchio di me, ma allo stesso tempo io senza l'altro non ci sono, l'altro senza me non c'è. Attenzione che è una sciocchezza dell'ultimo periodo quello di pensare che noi stiamo bene da soli. Non voglio dire che non ci sono persone che non possono stare da sole o che noi non possiamo stare da soli, non è questo il punto, è che non siamo venuti in questo mondo per stare da soli. Sono passaggi magari che possiamo fare, quelli anche una vita intera possiamo decidere di stare da soli, ma il punto è riuscire invece a trovare questa forma di equilibrio tra noi e l'altro. Non vuol dire neanche essere dipendenti dall'altro, non significa neanche che io senza l'altro non posso stare, non posso vivere. Queste sono proprio le cose che dobbiamo imparare ad equilibrare. La relazione che abbiamo vissuto fino ad adesso, cioè quelle che arrivavano precedentemente, erano relazioni dove c'era un'obbligatorietà, dove io senza te non posso sussistere e di conseguenza, qualunque sia la condizione, resto, perché senza di te non posso sussistere. Cioè, quindi era proprio una questione di sussistenza. Chiaro che nel momento in cui viene meno questa problematica, si può scegliere. Quindi, se la condizione per la quale sto con te non è confacente ai miei bisogni interiori, allora con te non ci sto più. Ecco che qui scoppia la crisi, perché anni, anni e anni in cui gli uomini erano abituati ad avere comunque la moglie a servizio, fra virgolette, perché questa è la società dalla quale deriviamo, e le donne erano abituate che l'uomo faceva i cavoli suoi e loro mandavano giù, lasciavano perdere, però intanto loro provvedevano sempre e comunque ai loro bisogni materiali, per cui questa era, no, la relazione, insomma, sì, questa era la sussistenza che si era creata. Ovvio che quando abbiamo rotto fortunatamente questa modalità di relazionarsi,
si deve trovare una nuova modalità di relazionarsi. Allora, il primo impatto è stato quello della libertà assoluta, cioè quindi da lì a tutto è possibile. Se sono in coppia posso stare con altri, posso andare, posso fare, se sono da solo o da sola, meglio la scopata e via, perché almeno non ci dà la sensazione di soffocamento, non dobbiamo impegnarci, possiamo ottenere quello che vogliamo senza pagare. Ma come nel lavoro, anche qui il fatto che non ci si impegna più, il fatto che non si dice più la verità, il fatto che non si è più autentici, non si sta più nel valore vero della relazione, sta portando a una crisi profonda. In realtà stiamo perdendo tutti, dilaga la solitudine fondamentalmente, le persone non si fidano più degli altri perché effettivamente non si sa più chi ha da offrirti qualcosa di reale, di tangibile, di concreto e chi invece se ne sta solo approfittando perché ormai ci si vende con poco e quindi ci sono queste chat dove scorrendo si sceglie come in vetrina con chi questa sera passerò le mie 2 ore di godimento effimero. Ecco che e non ci si pone neanche più il problema di dover in qualche modo coltivare il giardino segreto che una volta era ciò che si dava, si offriva all'altro, quello che avevo coltivato per tanto tempo veniva messo poi a disposizione dell'altro. No, non è mai stato così, a dire il vero, comunque sarebbe così che dovrebbe essere. Cioè, coltivo il mio giardino segreto e apri il cancello tu, perché? Perché solo tu hai la parola magica che lo può aprire, che non è apriti e basta, non è scelgo te per il match, non funziona così, è che tu corrispondi a me, ma per corrispondere a me come faccio io a sapere che tu corrispondi a me? Innanzitutto io devo sapere chi sono, in primo luogo io devo avere la chiarezza di sapere chi sono veramente io, che cosa voglio veramente al di là delle mie ferite, al di là di ciò che è la mia paura di questa esistenza e di quello che cerco per bisogno anziché per vera volontà, per ciò che io desidero dentro come desiderio d'amore, che è un'altra cosa rispetto ai desideri relativi ai bisogni. È inutile, noi il più delle volte le persone si cercano per ferita, quindi la persona che non viene riconosciuta cerca una persona che la riconosca e quindi magari si darà da fare dal punto tanti, io ne vedo di queste coppie, uomini che per esempio cercano di essere il massimo al lavoro perché vogliono che la loro donna li veda come gli eroi, ma sono talmente dedicati al lavoro che la loro donna si sente invece abbandonata e magari lei ha una ferita di abbandono. Per cui si trovano lei che vuole essere costantemente appagata per cercare di lenire questa ferita di abbandono, lui che invece cerca il riconoscimento e fa di tutto per dare cose quando lei magari vuole attenzioni, e così non ci si incontra mai perché ciò che ci poniamo di fronte è sempre un bisogno anziché l'ascolto reale, profondo di noi stessi innanzitutto e della persona che abbiamo davanti. Questo è il motivo reale e profondo per cui le persone sono seriamente in crisi dal punto di vista dal punto di vista dell'amore. Ecco che si trovano uomini che sempre più spesso non hanno più il coraggio di vivere le relazioni perché tanto dal punto di vista sessuale ottengono assolutamente quello che vogliono senza dover dimostrare un bel niente, di saper essere, di saper fare assolutamente niente. Le volte che si avvicinano a una donna perché magari gli si è mosso un po' il cuore, questa donna chiede, magari in maniera esasperante, delle conferme, perché anche lei sta cercando qualcosa a livello di ferita. La verità è che più siamo lontani dalla nostra verità interiore e più chiediamo all'altro di riempire i nostri vuoti ed è questo che ci sta allontanando l'uno con l'altro.
Io continuo a leggere post su Facebook dove si dice che le persone sono vuote. Le persone che vengono qua da me, non ce n'è una che sia vuota. Neanche le donne che sono sempre lì a farsi le unghie, che sì, in effetti stare tutto il giorno a pensare all'esteriorità non è che aiuta a trovare se stessi. Quello che le persone stanno sbagliando è che non hanno il coraggio di stare in silenzio, non hanno il coraggio di sentire ciò che emerge dalla loro profondità, perché spesso e volentieri non piace. Passare attraverso alla conoscenza di quella parte di sé è troppo dolorosa, troppo difficile, per cui si preferisce mettere sopra. E quando c'è la muffa, è come quando c'è la muffa in bagno che si dà il colore bianco anziché togliere il motivo per cui c'è la muffa. È la stessa cosa, poi la muffa riemerge lo stesso e allora bisogna continuare a dare il bianco. Allora quelle unghie vengono laccate, i capelli vengono sempre sistemati, spazzolati dalla parrucchiera. Allora vado a tirarmi le rughe e mi faccio le lampe più grosse perché così ti piaccio di più. Forse, o forse no. Perché la verità è che adesso c'è troppa concorrenza, perché? Perché dovendo in qualche modo trovare, almeno per quanto riguarda le donne, un uomo che si fermi con te, dobbiamo continuamente, no, cercare di essere con lui, con quell'altro, e allora finché sto vedendo te chatto già con l'altro, perché se per caso con te non mi va bene, sono già lì che sto guardando l'altro. Dov'è che andiamo così? Quale profondità? Come faccio a sapere chi ho davanti in questo modo? Non riesco neanche a capire chi è la persona che ho davanti. Lo stesso vale per gli uomini. Qui sta succedendo una cosa assurda, perché da un lato ci sono uomini che si limitano semplicemente alla scopata perché tanto la ottengono continuamente, ma la cosa che sto vedendo per la maggiore è che ci sono tantissimi uomini che si stanno fermando, che non vogliono neanche più arrivare al sesso, perché sono costernati da ciò che hanno davanti, non riescono più a capire. Quando si innamoricchiano di qualcuna, lei è pronta ad azzannarli. Quando, e anche dal punto di vista sessuale, questo continuo vedere donne che si danno senza nessuna dignità, li sta rendendo sempre più insicuri, anche dal punto di vista virile, perché tanti uomini cominciano effettivamente ad avere delle problematiche anche di quel tipo lì. E magari vanno in cerca per godere di quello che non è così scontato, perché visto e considerato che le gambe si aprono così, e allora adesso andiamo in cerca di ciò che non è più così scontato. E allora si va in cerca di altro, di qualcosa di deviato, perché quella cosa lì ormai è talmente... hanno la patata talmente costantemente sotto il naso che ormai anche solo l'odore dà fastidio. Scusate se la dico così fuori dai denti, però ragazzi, veramente... Forse dobbiamo smetterla un attimino, forse dobbiamo calmarci tutti un attimino. Quello che vorrei per l'anno 2019, visto che questo video, questi tre video, si chiama l'anno che verrà, quello che vorrei per l'anno 2019, ma anche per quelli successivi, è tornare innanzitutto a fidarsi, ma a fidarsi perché tutti pian pianino iniziamo ad assumerci la responsabilità di tornare all'autenticità e anche a metterci a servizio, perché è inutile, ragazzi, che vogliamo l'amore ma non siamo disposti a dare niente. Quando volete una relazione però poi non siete disposti ad esserci, ad essere presenti nella relazione, perché avete bisogno di fare sempre qualcos'altro. La relazione comporta anche una parte di sacrificio. Se voi ci pensate, se avete un cane o un gatto in casa, sapete che il cane e il gatto comporta anche un impegno, un lavoro. Non è solo il godimento, c'è anche una parte di impegno e di lavoro. Quindi innanzitutto torniamo a capire che le relazioni sono un grandissimo impegno. C'è dietro una grandissima un grande impegno e un grande lavoro, ma il primo impegno, il primo lavoro che dobbiamo mettere in gioco è quello su noi stessi, perché se non conosciamo noi stessi non saremo mai in grado di capire chi è veramente la persona che fa per noi, e staremo lì a dire di sì a chiunque, perché pur di avere qualcuno al nostro fianco, ma non va bene chiunque per noi, non va bene chiunque, c'è qualcuno che va bene per noi e qualcun altro no. Dobbiamo saper dire anche no, ma come facciamo a dire di no se non sappiamo, se l'unico obiettivo è quello di colmare quel nostro buco? Se io sono una donna che sta cercando assolutamente un uomo
per formare una famiglia, perché voglio avere dei figli e la mia età sta scadendo, a quel punto il primo che mi arriva sotto e che sembra interessato a me, va bene, perché ho fretta. E quella fretta non mi fa guardare la persona che ho davanti. E per quanto riguarda lui, che magari non ha più voglia, ma magari dice: ma io intanto vorrei continuare a godere di questa, vorrei continuare a fare esperienze, vorrei continuare ad andare in giro, vorrei continuare ad... Intanto il tempo passa e non ha mai andato in profondità di una relazione, non ha mai imparato che cosa significa il sacrificio. E quindi non è mai diventato un vero uomo, non è mai diventato veramente virile, perché un vero uomo sa stare al suo posto, un vero uomo sa governare il proprio territorio, ma se il territorio non ce l'ha perché continua ad andare in cerca di altro, il territorio non lo governa e un imperatore non lo diventa. È la quarta carta dei tarocchi, l'imperatore, la quarta. La numero 4 siamo ancora assolutamente nel materiale, non siamo ancora arrivati alla spiritualità e tanti uomini si fermano ancora prima della carta numero 4. Vuol dire veramente essere rimasti ancora a un livello in cui non ci si è schiusi ed è inutile fare tanti corsi spirituali se poi non siamo in grado di fare le cose primarie, le prime. Ragazzi, riuscire a gestire un nucleo di persone è basilare. Se non lo sappiamo fare, non siamo diventati grandi. Cioè, è inutile andare a fare le meditazioni trascendentali se poi non sappiamo neanche gestire un piccolo nucleo di persone. Scusate se la dico così fuori dai denti, però forse è il caso che qualcuno cominci a dirlo. Perché io continuo a vedere gente che parla di robe alte, 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 ma poi non sa fare le cose basilari della vita. E le cose basilari della vita bisogna saperle fare. Cioè, no, è inutile discutere tanto. E ragazzi, ritorniamo ad essere nel qui e ora, ritorniamo ad essere dei bravi vicini di casa, dei bravi amici, dei bravi compagni, dei bravi genitori, dei bravi figli. Ritorniamo ad essere questo, che non vuol dire essere ossequiosi, vuol dire avere coscienza di sé e saper fare la propria parte e saper fare anche la propria parte di sacrificio. Ragazzi, questa è la vita, è inutile parlare di tante cose quando non abbiamo l'ABC. Oppure dedicarsi solo ed esclusivamente a queste quattro banconote che non sono altro che pezzi di carta, perché anche lì ci sarebbe tanto da discutere sul valore dell'economia e su come viene utilizzata e come viene portata avanti. Vabbè, ci vorrebbero 20 sere anziché qualche piccolo video, però intanto cominciamo a farci delle domande e allora chiediamoci, invece di chiederci come sarà l'anno prossimo per quanto riguarda l'amore, cominciamo a dire che cosa io posso cominciare a fare per essere veramente degno di essere amato o degna di essere amata. Perché anche, care donne, mi passate davanti in tante, cioè, io a volte resto esterrefatta di quello che vedo e di quello che sento e ci credo che se sono esterrefatta io, ci credo che stanno esterrefatti gli uomini che vi trovano poi per strada, cioè che vi beccano, insomma, di solito vi beccano lì. Però, ragazze mie, veramente dobbiamo metterci un attimino, cominciamo a ritornare ad avere il valore di noi stesse e a dire no, fermi un attimo, chi sei tu? Che cosa hai da portarmi? Io sono questa cosa qua. Iniziamo a conoscerci, iniziamo di nuovo a ritornare ad avere un minimo di dignità. Senza la dignità non andiamo da nessuna parte. Questo è un piccolo, è l'augurio che faccio a tutti per ritrovare l'amore. Troviamo innanzitutto l'amore per noi stessi, che vuol dire veramente darci valore e avere dignità, che non vuol dire amarsi nel senso un po' hippie del termine, vuol dire veramente tornare ad avere dignità di noi stessi.